Ieri avevo realizzato un contenuto su Instagram riguardante le labbra, ma in realtà la richiesta più grande è stata: ma che trucco occhi, che make-up completo avevi fatto? Quindi eccolo in questo sabato mattina, un po' nuvoloso, il make-up senza tagli, almeno per quanto riguarda tutto un occhio completo, di questo trucco. Spero vi possa piacere, vi lascio al tutorial, vi auguro un buon weekend e ci vediamo da un'altra città perché domani mattina si parte. Buon sabato, amiche mie. Visto che ieri in tantissimi mi avete scritto del look che avevo nel reel, oggi il meteo non mi assiste e ho pensato di provare a fare un senza tagli per realizzare lo stesso make-up. Parto con l'idratazione e quindi metto il siero di The Ordinary, visto che in tante mi avete chiesto la soluzione economica di skincare e questa sicuramente lo è, perché mi pare che quasi tutti i prodotti vengano sotto i 10 euro. E proseguo mettendomi ovviamente la crema. Allora, il look che tanto vi è piaciuto, vado con questa, che tanto vi è piaciuto, è un look super super semplice realizzato con uno dei prodotti che vi ho fatto vedere, che avevo preso come regalo. Quindi, sono contenta che a questo punto sia stato un buon acquisto e vi faccio vedere il tipo di look, che è proprio proprio semplice. Allora, intanto mi faccio una base veramente veloce e vado con il fondo di Urban Decay e uso il pennello, che ormai è diventato amore, il pennello del set che vi ho fatto vedere di Zoeva, quello di Natale. Lo so che questo set, alcune l'hanno apprezzato molto, altre mi hanno detto è un set che costa molto. Sì, perché sono pennelli professionali, ma come vi dico sempre, dipende dall'utilizzo che dovete farne. Se avete delle esigenze inferiori, perché ovviamente il trucco è più smart, io li uso da professionista, ci sono soluzioni ovviamente molto più economiche se volete ve le metto sotto, sia per voi che come regalo. Però ovviamente la sensazione di questi pennelli vi assicuro che è veramente diversa sul viso. Cerco il correttore, aspettate che lo trovo, eccolo qui, prendo questo qui di NARS, che mi pare sia la colorazione, Cream Caramel, non leggo bene perché mi mancano gli occhiali, quindi ve lo metterò dopo, e vado a stendermelo con il pennello da correttore, se lo trovo, perché in questi senza tagli il problema è cercare le cose, quindi non l'ho trovato, vado con questo perché necessità fa virtù. Allora, il trucco dell'occhio era veramente facile, ma la cosa che credo vi abbia colpito è la luminosità del make-up, che per le feste ha il suo perché. Allora, io un altro pochino di chiarore sotto me lo do, quindi mi inserisco di neve qualche puntino di light. Tra l'altro, i correttori di neve che erano finiti, che sono molto belli, i ristretto, che vi ricordo ne basta veramente pochissimo, li hanno reinseriti perché alcune mi avete detto: ma quando li rimetteranno? Le colorazioni medium e light mi pare che erano terminate, sono state reinserite. Sempre se vi interessa, e ve lo dico per parere, ricordatevi che su tutto il sito neve, anche sulle cose in offerta, avete un ulteriore 10% di sconto con il codice Marianna10. Ok, base velocissima, vado ad incipriare, mi è caduto tutto. E siccome vado ad incipriare con le cose più semplici e veloci del mondo, qui davanti, voi fatelo con quello che volete, io qui davanti ho Chic e vado velocemente con Chic, che mi utilizzo su tutto quanto il viso, ma me la utilizzo anche per fare un velocissimo contouring e colorarmi un po'. Allora, se vi piacciono Chic e Diva, lunedì arriverà una sorpresa. Non vi aspettate, non so, i fuochi d'artificio, però secondo me arriva una cosa che può velocizzarvi il make-up per renderlo più easy, più semplice. Vi dico tanto questo. Allora, vado a colorare un pochettino la gota. Mi raccomando, quando fate questa cosa, osservate bene che non, di non andare troppo avanti, cosa che invece io ho fatto. E vado poi, cambiando pennello che non trovo, perché ovviamente è sempre così, prendiamo questo, vado a illuminare un pochino qui sopra. E siamo pronti per ricreare, no, non è vero, siamo pronti, vado con le sopracciglia. E domani vi ho detto che partiremo, stavolta partiremo tutti e quattro, quindi oggi devo anche preparare le valigie. E a scanio, vedete, io non posso parlare quando faccio sopracciglia. Questo è per dimostrarvi che chiunque, anche chi lavora da 20 anni con il trucco, a volte si deve concentrare perché altrimenti sbaglia. Buon
Comunque partiremo con il treno, andremo in Italia, in un posto dove fa freddo, quindi sì, sicuramente al nord, e per questa sorpresa, quindi tanto l'avete capito dove vado. Aspettate che mi devo concentrare. Ah, vedete, non riesco neanche a parlare quando faccio questa cosa. E vedete, vado proprio sopra ad alzare, ok, e ogni tanto pettino per controllare che sia tutto a posto. Quando mi chiedete questa di NYX che utilizzo, che colorazione sia, io utilizzo la colorazione brunette e le trovo una matita da sopracciglia veramente valida perché asciutta il giusto e ha un tratto molto sottile che vi permette di disegnarle ma senza sembrare troppo finte. E in tutto questo vi chiedo, voi invece cosa farete in questo fine settimana? Immagino forse gli ultimi regali di Natale. E io domani appunto treno presto e portiamo i bambini a fare un giro in una città dove loro non sono mai stati, ma dove noi ultimamente andiamo molto spesso. Ok, sopracciglia disegnate, metto il mascara. Finora siamo riusciti a fare un senza tagli. Vediamo se qualche bambino urlante arriverà. E siamo arrivati agli occhi che vi sono tanto piaciuti. Che cosa avevo utilizzato? Aspettate che la prendo. Avevo utilizzato questa che mi avete visto, che mi è appena arrivata, che era una dei miei regali, ma che ho deciso di tenere per me. Allora, cosa c'era all'interno? Primer, matita e palette. Aspettate che cerco un pennello. No, non lo trovo. E quindi a questo punto direi di andare direttamente con le dita. Allora, passo il primer. Questo di Urban, mi raccomando, lasciatelo poco poco asciugare e se serve mettete un filino di cipria perché è un po' può dare l'impressione di essere un pochino unto. Lasciate un secondino, passiamo un velo di cipria e cadono le cose. Fortunatamente era la scatola vuota. Sono messa da sola, immagino anche voi. E proseguo con lei. Questa era la palettina, quella che mi avete visto. E che cosa ho utilizzato? 1, 2, 3 e 4 per quel trucco. Allora, ho preso questo, che era il colore quello più shimmer, che dà questo effetto di rifrangenza e di riverbero. E sono andata a passarlo in maniera super veloce su tutta quanta la palpebra. Dopodiché ho preso un pennellino a penna, ho preso il colore più scuro e sono andata soltanto nell'angolo esterno a creare un'ombreggiatura un pochino più tondeggiante del solito. Non vado a farci direttamente l'angolo e l'occhio allungato. Poi, ripeto, voi fatelo sempre con quello che volete, i colori possono anche cambiare. E vado qui. E già si crea questo effetto tondeggiante. Poi cambio pennello, ne prendo uno da sfumatura e vado con questo più rosato a salire un pochino, sempre in modo leggermente tondeggiante. Ed è un trucco che rimane un po' più romantico, un po' più dolce rispetto a quelli un po' più strong. Però possiamo aggiungere una cosa che lo renda più aggressivo. Cioè andiamo a fare la riga sotto come avevo ieri, che è tipo il reverse eyeliner. Prendo un pennello tagliato, sempre, ecco, trovo subito stranamente, e con il colore più scuro vado qui dentro. E comincio a creare come si dice, l'incrinazione della codina, che ovviamente poi dovrò andare a sfumare verso l'alto e vado a scurire anche qui dentro. Arrivo non proprio su tutto quanto l'occhio, mi fermo. Aspettate che vediamo se sotto è caduto qualcosa. No. Con lo stesso scuro vado qui a riempire questa parte, vedete che si era creata di vuoto tra l'ombreggiatura che avevo creato e l'incrinazione, e l'occhio assume già un'altra conformazione. Quindi voi avreste potuto scegliere di fermarvi qui o proseguire in questo modo. E con un altro pennello in diagonale
dall'altro lato in diagonale, quindi riprendo un altro. Ho preso il colore questo qui più luminoso, che ho utilizzato sulla palpebra mobile, e sono andata nella prima parte. Se volete questo, ovviamente, ne potete abusare quanto vi piace luminoso. Mentre qui ancora non ho messo niente, quindi cambio pennello di nuovo, oppure voi potreste farlo anche con il polpastrello, e vado con questo opaco qui nella parte superiore. Fatelo amalgamare bene con il rosato che avete sfumato, perché altrimenti si crea lo stacco, e ne ho messo una punta qui per aprire lo sguardo. Ta-da! Ora, voi potreste, cioè è stato facile, no? Super veloce. Potreste anche intensificarlo, cioè prendere questo e rendere un pochino più grafico l'esterno. Ma come vedete, i colori sono pochi e il trucco è molto semplice. Io salgo ancora un po' con il rosato qui, perché quando coloro il sotto, poi bilancio la parte superiore. Ora devo andarmelo a rifare di qua, e forse questo ve lo evito. Metto il mascara, di modo che poi lo faccio e vi faccio vedere l'effetto. Tiro fuori Toy Boy, che ha l'effetto quello wow, la mascara. Sì, lo so, non è proprio da borsetta, però le ciglia le fa proprio... Mi raccomando, prendetelo bene, mettetelo bene, scusate se nel frattempo si sentono clacson, ma essendo un senza tagli, ci prendiamo quello che passa per strada. Ok, apriamo. E ecco l'effetto. Ora direi che me lo faccio anche di là, quindi il senza tagli fino a qui c'è stato, torno per fare le labbra. Ah, scusate, occhio fatto, l'altra cosa che avevo era un filino di eyeliner marrone messo soltanto qui nella parte esterna per andare a renderlo più evidente, e qui perché non c'è nessuna colorazione, quindi mi sono fatta l'effetto di occhio un pochino più felino venendo un pochino qui in avanti, in questo modo, quindi di qua e un po' qui. Questo cercate di farlo sempre davanti, se non mettete la riga, perché vi va a definire la bordatura. Cioè, una volta che mettete il mascara, la rima ciliare sembrerà più piena e l'occhio in realtà sembrerà tutto bordato. Labbra, sono andata con due matite a fare l'effetto delle labbra più grandi, poi se volete quello lo rifacciamo un'altra volta. Ma che cosa serve per fare l'effetto delle labbra più grandi? Una matita più scura, fredda nell'esterno, e una un pochino più naturale nell'interno. Oggi non me le faccio troppo grandi, Quindi vado a fare tutta la bordatura con questo tono, che lo so vi sembra scuro, un po' anni 80, o meglio anni 90. E poi con una matita carne vado sul resto. Ovviamente la cosa importante è non lasciarlo così, ma andare a sfumare il tutto. Quindi prendo un pennello pulito. Faccio amalgamare le due matite, perché questo vi creerà un'ombreggiatura sulle labbra. Ci perdo un po' di tempo. Poi, ripeto, se vi piace l'argomento lo facciamo fatto bene. E con un pennello sporco di fondotinta, di correttore, vado a rifinire un po' i bordi, e ovviamente inciprerò, nel frattempo cadono cose, no? Lo sapete. Oggi però non mi metto il rossetto perché vorrei uscire, devo mettere la mascherina, e me l'ero portata, sì, mi metto la tinta e mi metto questa qui di Yumi, perché non mi va che secchi troppo, siccome questa dall'altra parte, il top coat che idrata e illumina, metto questa. Questo dobbiamo aspettare un secondino che si asciughi, e poi vado sopra con questo perché ora si è seccato, che lo rende luminoso e non me lo fa sentire troppo
secco. E l'altra cosa ultima che avevo fatto era ombreggiare con una terra, quindi mi ritiro fuori questa che avevo utilizzato prima, leggermente qui, leggermente qui, perché questo vi creerà l'effetto di ombra vicino alle labbra che sembreranno più piene. E l'argomento labbra, se volete, lo rifacciamo. Spero che il trucco degli occhi vi sia piaciuto. E è veramente semplice e velocissimo. Replicate con quello che volete. Ricordatevi che questo effetto di tintin codina aiuta molto. Anzi, sapete che faccio? La rendo, perché ho fatto l'eyeliner e poi non ho più sfumato, la rendo ancora un pochino più fuori. Che vedete, anche io lo gestisco strada facendo il make-up. E questo vi aiuta a fare l'occhio un po' più felino. Buona giornata, buon sabato, ciao amiche mie!